Ciao ragazze! Allora, video sempre live perché finché ci sono i Questa è bambini a Sanita. casa, sì, saluta anche Sofia. Ciao! Ok, basta. Yeah, finché ci sono a casa i bambini riesco a fare questo, quindi nei ritagli di tempo un po' di live dove vi mostro o creazioni o oggi vi mostro acquisti. Aspettate che accendo anche un'altra luce, così. Dai Sofì, lascialo stare. Ok, accedo più o meno, aspetta, accendo anche un'altra luce. Ok, saluto. Bravo, saluta anche Diego, va bene. Boh, allora, cosa vi mostro oggi? Oggi nessuna creazione, anche perché non ho ancora fatto nulla in realtà. Vi mostro degli acquisti che ho fatto su Etsy, su AliExpress e su un sito italiano. Allora, diciamo che sto ancora aspettando vari pacchettini, che poi magari farò un video a parte. Questi però tutti di AliExpress. Ciao Mary, ciao bella. Allora, cosa vi faccio vedere? Allora, diciamo, parto dicendo che li ho fatti la maggior parte con delle amiche. Allora, la mia lightbox è piccolina, cambierò anche quella. Basta, non litigate, questa sarà la frase della giornata. Ho comprato delle nappine. Allora, nappine. Le ho prese con delle amiche, quindi abbiamo preso 60 pezzi, quindi 20 a testa da dividere. Queste nappine me le hanno mandate in bustine quasi uguali. Diciamo che erano un lotto, era 1 euro e qualcosa per 10 nappine, e noi per avere diciamo la coppia di colori abbiamo preso 20, quindi due lotti a testa, anche se mi ha mandato. Ti piacciono? Eh sì, sono molto carine, anche se le ho viste fatte altre migliori, però non sono male. Poi magari se vi interessa vi metto poi tutti i riferimenti dei negozi sotto nell'info box, che domani accendo il computer e riesco a fare questa cosa che al cellulare non riesco. Comunque le ha mandate tutte uguali, tranne una che è invece tutta sui toni del viola. Viola un po' più chiaro e viola un po' più scuro. Infatti le divideremo insieme perché a parte un pacchettino a testa, le altre sono uguali. Ecco, la cosa che mi piace di meno, forse è una questione di gusti, è questa multicolor. Però è vero anche che la mia amica giustamente mi ha detto che non è così brutta, no? Allora, vedete, le ho viste fatte meglio, più fitte, però diciamo che per quello che le abbiamo pagate, l'utilizzo che dobbiamo farne va più che bene. Qua c'è sotto, penso, un gommino perché è duro, e poi ci sono questi filetti qui. Sono carine, ripeto, le abbiamo pagate comunque una, tra virgolette, cavolata. Quindi questo è il primo acquisto, co eccole qua, condiviso. Lo consiglio? Nì. Nel senso che se volete delle nappine fatte meglio, sicuramente in giro ce ne sono su AliExpress, magari ce ne sono fatte decisamente, ce ne sono altre decisamente migliori. Però ripeto, dipende dall'uso che fate. Io vorrò fare questo, Sofia. Fare il ciondolo di Mirarte e diciamo che ci stanno bene, sono belle lunghe. Volete sapere quanto sono lunghe? Aspettate che prendo un righello. Sono lunghe 12 centimetri, per cui sono molto carine. Quindi ripeto, 10 pezzi, forse 1 euro e aspettate. Fate conto che due confezioni da 20 pezzi a testa ne abbiamo pagati 3,16 euro, quindi fate il conto, due confezioni sarebbe di quanto costano. Quindi questo è il primo acquisto, nappine e nappe. Allora, poi partiamo sempre da AliExpress, anche questo è un acquisto che ho condiviso con una mia amica. Sono questi rivoli da 14, quelli che sono metà di un colore e metà di un altro. Sono molto carine. Adesso le tiro fuori, potevo pensarci prima, ma non aspettate che i miei figli litigano. Bambini,
Non ce la potremo fare, ragazze. Finché non vanno all'asilo, a scuola, manca una settimana. Lenci. Sono belli, vero Mary? Sono stupendi. Io li avevo visti in rosa e ho provato a prendere anche l'azzurro. Che di azzurro alla fine, se uno le ha del vivo, ha ben poco perché è un colore molto chiaro. Però è molto carino. Sono tutti fatti bene e non c'è nulla da scartare. Praticamente metà, sì, spettacolari. Metà è un po' schifo a casa mia, ragazze. Perché poi giro in mansarda. Comunque metà è rosa, tipo un fucsia, e l'altra metà è un rosa chiaro, bianco. Sono veramente spettacolari. Ok, grazie Mary. Aggiornami se non si vede qualcosa, perché comunque dal vivo sono ancora meglio. Vedete? E anche qua è metà azzurra e metà chiara. Stanno distruggendo la casa. Diego! Li volete? Una bambina di 5 anni, quasi 6, e un bambino di quasi 3 anni? Li volete? Sono vostri. No, scherzo, non li darei mai. Ecco. Comunque, questi praticamente venivano venduti per colore 3, 6, uffa, 2, 4, 6, 8, 10 pezzi. Ok, me lo ricordavo giusto. Li abbiamo pagati tutti. 7 euro e qualcosa, quindi praticamente a testa io e mia amica abbiamo pagato 3,54 euro. Ciao Maria Pia, ciao. Io ne ho uno di 2 anni e 5 mesi, bene, il mio fa 3 anni a novembre. Poi oggi sono scatenata, io non lo so, vabbè, comunque non riesco a fare nulla, però da settimana, da venerdì lui va all'asilo e da lei va, settimana prossima va a scuola. Boh, va bene, quindi queste qui sono spettacolari, li consiglio. Ci sono anche altri colori che sicuramente proverò, molto molto carini. Anche qui poi il link vi metterò giù. Dai Sofia, cerca di calmarti un attimo, per piacere, fammi fare questa cosa qua. Poi invece un acquisto che ho fatto da uno sfizio che mi sono tolta, in verità da un po' che l'avevo nel carrello, mio marito mi ha detto ma sì, fatti sto regalo. Sì, vero Mary, ancora un po' di pazienza, anche voi quando che ascoltate i miei video. Comunque, da Etsy, questo non c'entra niente, AliExpress, è un negozio dove appunto, come potete leggere, si vendono dei cristalli o cristalli Swarovski vintage. Io avevo la passione per un colore che qua si usa ormai veramente poco, della Swarovski, che è il Bermuda blu, e si trova veramente poco nei siti, e se si trova si paga oro. Per cui io ho fatto una ricerca e ho comprato, e mi è arrivato questa mattina da questo negozio. Vedete comunque quello che c'è scritto, loro sono, diciamo, specializzati nella vendita di cristalli, sono ad Amsterdam, Swarovski e non, in vari colori, tendenzialmente vintage. E io ho acquistato, speriamo di non capovolgere tutto, no, se non rendono assolutamente dalla telecamera, i Bermuda blu. Ho preso i rivoli da 14, mazzolina non si vede, cacchio, peccato che non rende, i rivoli da 14, arrivo, sì, e il Diego, aspetta un secondo, e questi qui che però non sono, sono dei cabochon che hanno un retro strano, vedete? Però non sono della Swarovski, sono fatte in Germania, sempre nella colorazione Bermuda blu. Non rende, ragazze, non si vede le sfaccettature della mia, del mio telefono, del Bermuda blu, né in questi né in un rivoli. Sono belli, Mary, veramente. Non rende l'idea, la sfaccettatura del Bermuda blu non si coglie, sembra più un blu bello, però c'è le sfaccettature dal vivo del Bermuda blu, non rende. Comunque è un articolo vintage, come vedete anche dal retro, e ho comprato 8 rivoli, io non vorrei capovolgere tutto,
8 rivoli da 14 Swarovski e questi due, diciamo, specie di cabochon con retro non proprio piatto, però sono comunque particolari, sono vintage, sono fatti nel 1970 in Germania. Per cui mi sono voluta regalare nella mia collezione queste bellezze. Diciamo che due rivoli, magari Bermuda Blu, li utilizzerò per crearmi qualcosa e gli altri li terrò nel cassetto. Boh, quindi questo qua è una cosa veramente spettacolare. Adesso vi faccio vedere il nome del negozio. Diego, non spegnermi, che sennò io non vedo, amore. Ok, è questo, su Etsy. È molto carino, insomma, io ho speso in questo 20 euro in totale, non è che ho speso un'infinità, comprese le spese di spedizione, che in 3 giorni, ha spedito giovedì, oggi è lunedì, mi è arrivato il pacchetto da Amsterdam, c'è cosa da non crederci, però è così. Sono molto carini. Poi, cosa voglio mostrarvi? Basta, basta, bambini. Sono questi che invece sono per delle mie amiche. Sono i rivoli da 12, non li sto a tirare fuori perché li ho divisi già per colore per loro, tanto le conoscete tutte. Sono i rivoli 12, da 12 della colorazione Mocha e li ho comprati per le mie due amiche, che se vedono il video le saluto. Ciao Marta, ciao Ele. E sono per loro. Io le avevo già comprati, boh, lo scorso inverno e uso poco, comunque 12 mm, uso di più il 14 e loro lo volevano e io li ho presi per loro e anche questi comunque sono dei colori fantastici, fantastici. Comunque la mia telecamera fa cagare. Oh no, non ho messo dentro tutto, fa niente, così stiamo. Poi invece partiamo e finiamo anche con un negozio fisico che è la Pallina. Cosa ho comprato dalla Pallina? Un piccolo acquisto, diciamo, mi sono fatta perché volevo assolutissimamente queste kite favolose, perché io ci voglio assolutissimamente fare i miei B-Summer utilizzando i toni di questa colorazione. La colorazione è questa, Turquoise Laser Fater, quel del genere, e costano 3,65 euro, un po' caretto. Io la pallina la dovrei vedere, visitare sicuramente. Sì, sono bellissime. La dovrei visitare sicuramente a Bergamo Creativa. Però, ho paura che poi non le trovo, anche se io vado il primo giorno, vado il giovedì, e allora ho deciso di comprarle. Vedete? È un po' più chiaro dalla videocamera. Vediamo se spengo. Ragazze, magari. Sì, sono. Ecco, forse se spengo si notano un po' meglio. Bene. Io devo dire che ho una light box, veramente. Devo comprarne una su Amazon. Perché quella che ho comprato, che ho speso un sacco di soldi su Pearless & Co. ormai 5 anni fa, vale una cippa. Vale una cippa. È meglio che faccio le cose con il coso spento. Vabbè, buono a sapersi. E niente, quindi queste qui sono molto molto carine. Ho deciso di comprare, di fare l'ordine principalmente per queste. Mi si è attaccato e ne ho comprati due pacchetti perché con 5 grammi voglio farmi i B-Summer e poi volevo avanzarle magari queste per un altro progetto. Per cui queste ve le consiglio vivamente, sono proprio belle. Poi ho comprato, beh, questo è il classico, ve le mostro così, ma non mi soffermo più di tanto. Tre pacchetti sempre per questa mia amica, che sono le Galvanizer Silver, 1,80 euro, 10 grammi. Quindi io ve lo faccio vedere più che altro così, per chi non ha comprato dalla Pallina, conosce il prezzo. Allora, poi, altra cosa, delle kite bianche. 1,90 euro, opaque white, sono già 10 grammi. Vedete la differenza di quantità e di prezzo? Non c'è paragone. Va bene. E le ho prese anche queste per fare dei progettini che poi vi farò vedere sicuramente. Poi, una cosa che ci tenevo a farvi vedere sono queste colorazioni che ho preso di Rocail Miyuki da 11,0. Queste, che sono queste Silver Grey Gold là. Perché
Però ho sbagliato, sono troppo furba. E ho preso queste qui. Sono sull'argento molto luminose e hanno anche tipo dei riflessi piccoli e dorati. E principalmente sono sul grigio, no? Sul grey. Io queste le consiglio, sono veramente belle. Quando andrò a Bergamo Creativa vedrò se trovo le 15.0. Però questa volta forse Silvia, cara Silvietta, è meglio che ti scrivi il nome. Mi sto dicendo tutto da sola, però vabbè. E quindi niente, però ve le consiglio perché sono belle. Altro colore che vi consiglio sono queste, le ho prese sia in 11 che in 15.0. E sono queste Miyuki, le matte. Opac Sea Foam Luster e sono bellissime. Forse sono un po' più spente rispetto a quello che vedete voi, no? Dalla telecamera. Vediamo se si accende, si vede. No, si vede niente, lascia spento. Benissimo. Sono un po' più spente. Sono un po' più spente, però sono molto belle. E insieme a queste sono la morte sua. Sono azzeccatissime, quindi i miei B Summer che vi mostrerò saranno così. Devo capire solo che paisley mettere. Devo andare giù a vedere. Devo andare giù a vedere. Non lo so. Farò queste colorazioni tendente anche al bianco. Adesso vedrò un attimo com'è. Poi ho comprato, anche se mi sono squarticata le vene perché sono abbastanza cari, assolutamente cari, dalla pallina, questi piccoli cipollotti che se andavo a Milano li avrei pagati forse 1 euro e qua li ho pagati quasi il doppio. Vabbè, li ho presi perché mi servivano, oltretutto in fiera fanno una promozione tipo 10 fili, uno sconto, invece online non fanno niente. Va bene. Ho preso la misura 2x1 perché? Perché per fare i miei B Summer, come chi avrà visto il video, dico che c'è bisogno dei 2x1, no? Dei cipollotti. Invece no, cioè praticamente cosa è successo? Piccolo, apro e chiudo una parentesi. Quando comprai gli unici cipollotti che avevo in versione piccola, non mi ricordo bene dove, me li misero in un sacchettino esattamente come questi qui che vi ho fatto vedere trasparenti, che avevo 2 secondi fa dove ho tolto i cipollotti, e a penna oddio mio, ce la posso fare. Mi hanno scritto, facciamo così, 2x1 cipollotti. E quindi io nel tutorial ho detto che servono i cipollotti 2x1, no? Avevo solo quelli. Invece no, praticamente sono i 3x2 che servono. Quindi, prima di tutto farò una prova con i 2x1 a vedere se vengono lo stesso, senza aggiungere perline. Se no, farò una modifica al tutorial assolutamente, o lo girerò nuovamente. Adesso vedrò. Mi spiace sicuramente per l'accaduto, però anch'io svegliona, non avendo più poi cipollotti in formato piccolo, cosa ho fatto dalla pallina? Mi sono svenata e ho comprato altri cipollottini 2x1. Peccato che sono più piccolini, lo vedete? Cioè, è di poco, è la differenza. Vediamo. Dai, dai, te fotocamera. Ok, no, non ce la fa. Mamma, C'è di possiamo poco la andare giù? differenza. Un attimo, Sofì. È di poco, però ci vogliono praticamente i 3x2. Fa niente. Sì. Allora, quindi ho comprato comunque un purple, un turquoise. Ecco, questo qua sarebbe stata la mia idea per fare i miei B Summer. Vedete questa colorazione, questi cipollotti e queste kite. Però vabbè, la proverò a fare e vi farò comunque sapere. Sì, sono carini, sono molto adorabili, sono piccini, cioè comunque ci sono dei progettini con questo, se no No, me ne non invento ci uno. Però ragazze, cioè non è quello che mi serviva, cioè io volevo rifare i miei B Summer e ho vissuto fino adesso con questo sacchettino. No, 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 metti via, metti via. Con questi cipollottini qui, pensando che erano i 2x1, ma ignorante non ho neanche misurato, invece i 2x1 sono più piccoli, quindi va bene. Comunque queste le colorazioni che ho preso. Un blu. Diego.
Oddio mio, adesso arrivo. Un blu, un nero, un viola, un bianco e una specie di... Sì. No, non ha fatto niente. Vabbè, comunque ragazzi, adesso devo andare che dovrò fare la pipì. Va bene. Comunque, questo è tutto il mio bottino. È il mio bottino dalla pallina, di acquisti vari e mi devono arrivare altri bigliettini, altri pacchettini, ma poi lo farò un video poi a parte. Io adesso per ora vi saluto, vado da questi qui perché sennò li strozzo. Scrivetemi sotto quello che vi è piaciuto e mi scuso ancora per il casino, il caos dei miei ultimi video, però... È così, un bacione, grazie mille a tutti.